è una nuova puntata della nostra rubrica dei filati, nel quale vi parlerò di alcuni filati presenti sul mio sito Filati Elsa. Vi parlerò di quattro filati, uno è dell'Adrian Wool, uno è della Lana Gatto e due sono della Mistrico. Uno della Mistrico e uno della Lana Gatto penso li avete già riconosciuti perché è una creazione che indosso, questa della Mistrico, e questa invece è una creazione che ho realizzato con il filato della Lana Gatto. Ma andiamo con ordine. Il primo filato di cui voglio parlare è il filato che ho utilizzato per creare la maglia orchidea, e sto parlando di questo bellissimo gomitolone dell'Adrian Wool che si chiama Imperatore. Ogni gomitolo è da 200 grammi, ve lo faccio vedere, sono 400 metri ed è formato da 63% acrilico, 37% lana. Si lavora con l'uncinetto il 4,5 e 5, io se non mi sbaglio per creare la maglia ho usato il 5 e l'ho adorato perché è vero che c'è più percentuale di acrilico, ma vi posso assicurare che la lavorazione viene bella morbida, anzi se dovete fare dei cardigan con questo filato vedrete che comunque ha quella resistenza un po' maggiore rispetto a se utilizzate un filato come il calicò, che invece è più morbido. Quindi se volete dare un po' più di struttura alla vostra cardigan o alla vostra maglia, io vi consiglio l'Imperatore. Una mia cliente mi ha anche mandato una foto che ha utilizzato l'Imperatore per poter fare una copertina per un letto da una piazza ed è venuta bellissima perché ha utilizzato appunto questi le vari colori, ha alternato vari colori tra cui il panna, il giallo, il verde, è venuto verde chiaro, verde scuro, è venuto veramente molto carino. Purtroppo il colore mio, quello che ho utilizzato per la mia maglia, è terminato, però avete ancora altri colori a disposizione, tra cui ve lo faccio vedere, l'ottaneo è ancora disponibile ed è disponibile ancora il verde, però anche altri colori, il nero che vedete, il giallo, il rosa antico, oppure quello sta finendo perché anche lì una di voi l'ha utilizzato per creare un sacco nanna, di cui anche la mi ha mandato le foto ed è adorabile. Ha scelto quel rosa antico che è bellissimo ed è rimasta molto soddisfatta del risultato, e questo per me è la cosa più importante, che voi rimaniate soddisfatte del filato che vi propongo e che trovate appunto sul sito. Allora, questo era il primo filato, lo potete lavorare sia i ferri che all'uncinetto e come vi ho detto potete fare veramente diverse creazioni. L'altro filato di cui invece vi voglio parlare è appunto il filato che ho utilizzato per realizzare la giacchetta, ossia il filato calico. Ok, in realtà questo è un rosso sangue, ma dalla telecamera sembra un rosso rubino, però è un rosso sangue. È più scuro, sulle foto che trovate sul sito si nota di più. Allora, che dire di questo filato? Si lavora benissimo, è formato dal 50% lana, 50% acrilico, si lavora con l'uncinetto del 4,5-5, ma io vi consiglio anche di lavorarlo con il 4, ed è un 50 grammi che misura 113 metri. Si lavora, come vi ho detto, veramente bene, tiene caldo. Io ho indossato tantissimo durante l'inverno, e lo sto usando ancora, questa giacchetta, perché la indosso sopra questa maglia che vedete a collo alto, di anche abbastanza lunga. L'ho indossata per uscire una sera, ma mi sa che non ho fatto la foto, sopra un vestito grigio che ho, e quindi andava molto bene indossare questa giacchetta, e la indosso anche sopra un lupetto che all'interno è un po' felpato, quindi tiene bello caldo, non ho bisogno di mettere sopra qualcosa che aumenti troppo il calore. Quindi una giacchetta così un po' forata è perfetta. E poi ho fatto, come potete vedere, sia il fiocco qui che il bordino delle maniche, ve lo ricordo, ho utilizzato invece il filato della Mistrico, ossia il cashmerette, questo per dargli quel tocco di eleganza in più, proprio perché io ho fatto questa giacchetta per poterla indossare sopra un vestito, quindi una cosa da indossare soprattutto la sera, e volevo dargli quel tocco chic così in più. Voi in realtà potete farlo il fiocco, i bordi, sempre con il calicò, ma utilizzando un altro colore. Per farvi vedere, io qui ho anche il verde, quindi potreste fare la maglia tutta verde con i polsini rossi o viceversa, oppure c'è questo bellissimo arancione che in realtà sembra quasi un pesco, infatti io se non mi sbaglio l'ho chiamato pesco perché non è quell'arancione della carota, per farvi capire, ma è un arancione che veramente tende più a un pesco, quindi mi piace molto, e magari potreste abbinarlo appunto al bianco o altri colori presenti comunque sul sito.
oltre le giacchette. È un filato che si presta benissimo per poter fare dei vestiti o delle maglie, e io ero intenzionata a fare anche un vestito, però poi ho cambiato idea, perché il vestito ho deciso di optare per un altro filato che io adoro tantissimo e chi mi segue da anni lo conosce bene. Però è perfetto comunque il calico anche per poter fare delle copertine, vi potete sbizzarrire. È un filato appunto che si presta a molte creazioni, un poncio leggero, voluminoso da poter mettere, ecco, nel periodo di marzo, aprile, ve lo straconsiglio. L'altro filato, ecco, che io ho amato lavorarlo in passato, ed è un filato della Miss Tricot e ho delle creazioni che continuo a indossare, continuo a farvi vedere le foto, e vi parlo appunto del filato Alice. Allora, io con il filato Alice ho realizzato una giacchetta, il vestito imperatore, che metto tantissimo, un altro vestito White Night che avevo alternato alla Lizze, per poterlo avere luminoso in alcune parti e invece semplice senza la me con l'Alice. Ho realizzato una giacca, ho realizzato una maglia, l'ho utilizzato tantissimo perché lo adoro, perché è una microfibra, vado a leggervelo. È 100% microfibra, è un 50 grammi che misura 200 metri, quindi ha un ottimo metraggio e si lavora con l'uncinetto, non mi ricordo più, sta scritto qua, 3, 3,5. Io mi sembra che l'ho sempre lavorato col 3, mi pare di sì. E perché ve ne parlo? Come vi ho detto, a parte che io ho il vestito impero, l'ho utilizzato tantissimo, l'ho lavato tantissimo e nonostante ciò è ancora perfetto come se lo avessi appena finito di fare, quindi non sembra un vestito usato, essendo una microfibra il filato veramente regge tantissimo, lo adoro per questo. E poi appunto essendo microfibra è perfetto sia per essere indossato in inverno che in estate, perché se in inverno sotto fate un maglione e sotto vi mettete un bel lupetto vi tiene caldo, ma se volete fare una maglietta a mezze maniche da indossare in estate con un punto leggermente forato, vi posso assicurare che la potete sfruttare anche in estate quando fa caldo, ed è per questo che io lo adoro tantissimo. Vi dico già che io questo filato lo utilizzerò a inizio di marzo per poter fare un vestito, perché devo andare a un evento, quindi voglio farmi un vestito, non un evento come il matrimonio che ho fatto a dicembre, ma un altro evento molto più semplice, però mi piace poter indossare qualcosa di un po' più particolare. Sapete, quando esco mi piace indossare le mie creazioni e quindi ho deciso che mi farò un bel vestito. Devo ancora scegliere il colore, quindi non mi chiedete già che colore, che tipo di vestito, non lo so ancora, lo creerò lì al momento quando avrò deciso il colore, inizierò a dar vita alla mia creatività una volta che avevo scelto il punto e vedremo che tipo di vestito fare. Penso che opterò o comunque per un vestito top down o per un vestito stile impero, quindi sotto sopra più stretto e poi che scende largo. Questo sarà uno dei due modelli sicuro, e se un modello lo farò con l'Alice, l'altro modello lo farò in versione estiva con uno dei filati non estiva più primaverile, con dei filati che vi inizierò a parlare inizio marzo, ma che alcuni di voi già hanno acquistato, che sono appunto dei filati primaverili, quindi che vanno benissimo sia in estate ma anche in primavera. Quindi ho in mente già di dover fare questi due vestiti, uno sicuramente a inizio marzo. Comunque i colori a disposizione sono veramente tanti, c'è questo ottanio che mi piace tantissimo, ma anche il color senape io lo adoro per delle maglie, oppure questo color, e non so perché dalla telecamera sembra un prugna chiaro, in realtà è più un prugna che va su, diciamo che non è un prugna, è più un violaceo, e quindi è molto particolare per fare dei vestiti. Anche questo lo trovo molto bello, se uno non fa un vestito con un punto troppo aggressivo verrebbe veramente una chicca, mettiamola così. Quindi questo è l'altro filato che di cui volevo parlare. E non vi ho detto, scusate, che è della Miss Tricot, vabbè, però lo sapete, almeno se mi seguite sapete che questo filato è della Miss Tricot. Sono veramente felice di averla potuto acquistare e potervelo far vedere e farvelo usare, soprattutto per chi non l'ha mai usato, ve lo straconsiglio, lo amerete, soprattutto se amate il baci rubati. Questo, essendo più sottile, senza lame, vi permette di dar vita ancora a molte più creazioni da poter indossare anche durante il giorno, quindi non soltanto avendo il lame la sera o in qualche evento particolare. Potete veramente usarlo per cose di tutti i giorni e vi potete sbizzarrire con le creazioni che volete: una giacca, un vestito, una maglia, una stola estiva da mettere, un coprispalle.
Davvero, io amo i filati perché quelli che scelgo si possono sempre utilizzare per diverse creazioni. Un filato che non va bene per tutte le creazioni, ma che comunque si riesce ad utilizzare per molte creazioni, è questo che mi vedete lavorato e indossato, ossia il filato sempre della Mistrico linea Alta Marea. In realtà quello che sto indossando è l'Alta Marea Luxe, che ho usato appunto per realizzare questo maxi poncho e che voi mi avete quasi terminato. Mi sembra che di questo colore mi sono rimasti solo 5 gomitoli, forse 6, e mi avete terminato diversi colori. Ce ne sono anche tanti altri, c'è questo che io in realtà ero indecisa se realizzare qualcosa con questo e penso che a fine febbraio, se riesco, in realtà un'altra creazione con l'Alta Marea vorrei farla, sempre qualcosa legato a un poncho, una maxi maglia, un coprispalle, perché vi ricordo che io sempre con questo filato, che vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 100 metri ed è 80% poliestere e 20% lana merino, io ho realizzato anche la maglia The Witch. Scusate un calo di voce, e anche il coprispalle che, se non mi sbaglio, ho chiamato proprio Alta Marea. È una stola che è chiusa che va anche da coprispalle e che ho usato tantissimo durante l'autunno scorso. La maglia The Witch la sto già ricominciando a utilizzare. Non so se ho fatto qualche foto, ma appena la rimetterò, vi assicuro che vi farò delle foto e le posterò per farle rivedere. Ci sono ancora tantissimi colori a disposizione. Con questo io sicuramente farò qualcosa, a meno che non me lo finiate prima di iniziare a lavorarlo, o comunque opterò per questi sfumati del colore terra, quindi con il marrone scuro, il panna in marrone, perché comunque sono colori che vanno sempre di moda e quindi sono sempre utilizzati. Però vi ricordo che ci sono veramente tanti colori, alcuni purtroppo sono già finiti, ne sono rimasti uno o due gomitoli, però di quelli, se li volete usare, potete farvi anche una sciarpetta, una di quelle sottili che si usano proprio nel periodo primaverile, soprattutto per chi come me deve tenere sempre il collo abbastanza coperto, anche se io odio le cose a collo alto, ma purtroppo a me gli sbalzi di temperatura mi fanno subito mal di gola, raffreddore. E quindi, se volete realizzare una sciarpetta, io vi posso consigliare che vi posso assicurare che con due gomitoli ce la fate, magari anche utilizzando lo stesso punto di questa la creazione, fate soltanto un motivo e lavorate in altezza, in modo tale appunto da crearvi una sciarpa che vi copra il collo, che sia comunque calda, perché comunque c'è la lana, quindi è comunque calda. È un filato doppio, infatti si lavora sempre con il 7 o anche con il 7,5. So che una di voi addirittura l'ha lavorato con l'8 perché tende a stringere molto la lavorazione, e c'è invece che è riuscita anche a lavorarlo con il 6,5. Quindi veramente ci sono, a seconda della mano che avete, potete utilizzare l'uncinetto con cui vi trovate meglio. Per quanto riguarda le creazioni, come vi dicevo, io ne ho fatte diverse, ma ve lo consiglio soprattutto se dovete realizzare dei ponci, delle maxi maglie, delle stole, anche delle stole, perché comunque addosso sentire questo tessuto doppio, scusate, questo filato doppio vi dà quel senso di calore, di morbidezza che addolcisce, vediamo, mettiamola così. Ve lo consiglio anche per dei cardigan, quindi anche questo potete usarlo molto. Non ve lo consiglio per delle lavorazioni top down, per il semplice motivo che essendo un filato troppo molto doppio, le lavorazioni top down non so se proprio vanno bene, perché è anche un filato abbastanza ritorto, quindi se dovete fare un top down con un punto chiuso, diciamo che non è proprio il filato che vi consiglio. Però per tutto il resto è un filato che perfetto, io questa creazione che ho creato qualche settimana fa la sfrutto quando esco la sera, anche quando sono in ufficio e ho più freddo, lo indosso proprio perché mi tiene calda ed è comunque qualcosa di bello da poter far vedere, mettiamola così. Detto ciò, anche questa domenica vi ho fatto una testa esagerata di chiacchiere, però come sapete mi piace poter parlare dei miei filati e sono contenta che la rubrica venga seguita. Molti di voi hanno acquistato dei filati subito dopo aver ascoltato il video, quindi questa cosa mi riempie veramente di gioia e continueremo comunque con questi incontri domenicali. Una volta che avrò finito di parlarvi dei filati,
un po' impossibile perché devo ancora parlare di alcuni filati invernali. Iniziamo a parlare dei filati primaverili come l'alice, ma come anche altri. Inizierà ad arrivare molto filato estivo, ne ho già alcuni di cui vi parlerò verso marzo, quindi diciamo che ho molti filati di cui parlarvi. Però se dovessimo poi avere finire di parlare dei filati, faremo in modo di trasformare questo incontro domenicale in qualche tipo altro di incontro, magari dove farò dei mini video in cui vi mostro dei punti come realizzarli con dei filati, appunto se siamo in periodo estivo, con dei filati estivi vi farò vedere come fare dei tipi di punti che casomai io ancora non ho utilizzato per le mie creazioni, ma che a voi piacciono e vorreste capire come si realizzano. Vediamo un po'. Detto ciò, vi auguro buona domenica, noi ci vediamo presto, spero già martedì con un nuovo video tutorial, dove vi dico già che sto lavorando il filato Four Season della Miss Tricot e sto realizzando una maxi maglia che mi sta piacendo tantissimo, perfetta per il periodo di marzo-maggio, perché è un po' forata, uno stile un po' particolare, quindi spero che vi piacerà tanto anche a voi. Detto ciò ragazze, buona domenica!